è il metro del genere letterario più alto, più del genere sublime che l'antichità avesse conosciuto, il metro eroico. Ebbene, Roma, la letteratura romana era cominciata da... La letteratura romana comincia nel III secolo a.C., è una lettura recentissima, e non aveva questo metro, aveva il Saturnio, un metro rotto, molto, molto, molto banale. E l'introduzione di questo metro è avvenuto a cavallo fra il III e il II secolo a.C., recentissimamente, dunque rispetto anche a questi tempi, appena un secolo e mezzo prima, attraverso Ennio, questo grande poeta che è chiamato Pater Patria, perché fonda la letteratura, dà la letteratura romana una grandissima aura, e perché introduce appunto, fa una storia di Roma, delle imprese romane, delle battaglie romane, nel metodo, il nuovo, una sorta di Omero. Ebbene, nel secondo secolo d.C. un poeta, Lucilio, che cui si dà abbastanza poca importanza anche dagli studenti, perché l'opera di Lucilio riguarda i frammenti e quindi non è considerato un poeta minore, ma in realtà un gigante. Lucilio cosa fa? Fonda praticamente l'unico genere letterario nuovo romano, perché i generi letterari di fatto Roma li eredita tutti: il teatro, la storiografia, l'epica, lirica, li eredita tutti dalla cultura greca. La cultura greca era la cultura, quindi figuriamoci, lo stesso Orazio dirà che quando Roma nel secondo secolo a.C. conquisterà la Grecia conquistata politicamente conquisterà culturalmente i romani, cioè saranno i romani a essere in realtà conquistati dalla cultura, dalla filosofia, da tutta la cultura. Ebbene, Lucilio, facendo un'operazione azzardatissima, usa questo metro, l'esame introdotto da poco da Ennio e che aveva la nobiltà, so come dire, in termini di vestiti di un frate, un vestito elegantissimo. Uso questa immagine perché gli antichi spesso associavano l'abito, il vestire al genere letterario, al genere poetico. Usa questo metro per parlare di contenuti banalissimi, di contenuti quotidiani, di contenuti. Parlava di letteratura e tra queste cose descrive anche un viaggio in Sicilia, ecco, che sarà il modello. Perché dico questo? Perché questo è importante? Innanzitutto perché i romani saranno, che giustamente avranno nei confronti della cultura greca un atteggiamento complesso di inferiorità, non c'è dubbio che come non avere complessi di inferiorità dopo Eschilo, dopo Omero, dopo Platone, dopo Aristotele, dopo Saffo, dopo Pindaro. È chiaro che, tant'è vero che insomma, nel mondo antico la cultura latina, per esempio San Paolo, quando deve parlare di modelli culturali, parla del greco e del giudeo, non ci sono più i romani, perché la cultura si identifica con la cultura greca. Ebbene, i romani sono però, si vantano giustamente, di aver inventato un genere letterario che i greci non hanno. Qual è questo genere letterario? La satira. Questo genere fondato, c'è qualcosa che è in alto, ma soprattutto da Lucilio che scrive 40 libri di satire, che consiste proprio nel rovesciamento, nel ribaltamento tra forma, metro, alto e contenuto basso, addirittura scurrile. Spesso descrivendo scene di quotidianità, i contenuti di questi delle sacre sono come nel caso di Orazio, di questa sacra, contenuti molto bassi. Ora, ecco, io inviterei a pensare a questa cosa perché è una rivoluzione copernicana questa che
Lucilio pone e che Orazio ripete. Qual è questa rivoluzione copernicana? La rivoluzione di tentare di fare poesia, pensate, con a partire non dall'alto, non partire come Omero dai miti che parlano di incontri di uomini e dei, di battaglie, della guerra di Troia, con la, diciamo così, la telecamera, la telecamera dell'alto dei cieli, che dall'alto contempla le azioni dell'uomo. Gli dei vogliono queste cose, litigano tra di loro, fanno battaglie, e tutto avviene perché si è immersi dentro a questa realtà metafisica, religiosa, la famosa mitologia della religione, no? No, per la prima volta si rovescia la clessidra e pur nell'abito elegante del santo si parte dal basso, si guarda la realtà di tutti i giorni. Non è, la storia non è solo la grande storia, la vita non è soltanto la partita, non si gioca solo nel confronto, nell'ascolto di ciò che gli dèi vogliono e stanno facendo nelle grandi battaglie, nei grandi eventi della cosmologia. No, la partita si gioca qui e ora. Insomma, se siamo dentro questo cambiamento, dentro questa flessibilità che si ribalta, siamo è un piedestallo, direi, tipico della cultura occidentale rispetto a tutte le altre culture. La cultura occidentale, che è estremamente complessa e ovvio, già la cultura greca è complessissima, figuriamoci, ma consiste proprio nell'avere un bel momento deciso che non soltanto l'essere è importante, l'oggetto della filosofia, l'oggetto delle religioni, le grandi domande della vita, ma è importante l'esserci, quel che si chiamano il Dasein, l'esserci, essere qui, da qui. Essere qui significa essere nella quotidianità, essere qui significa fare un viaggio, essere qui significa discutere di tante cose, essere qui significa vedere che per esempio i politici si comportano male. Ecco la satira che è diventata soltanto col tempo, ha colto soltanto questo aspetto dell'attacco ai politici, perché i politici, i senatori non sono soltanto il padre della patria, ma sono persone malvagie, persone che si comportano male. L'indignazio che faccio verso il giornale, il satira del giornale, che comincia bene. Orazio naturalmente cita Lucilio come suo maestro, anche se dice Lucilio è stato importante, ma non si scriveva male, amoroso, faceva 200 versi in un minuto, quindi Orazio dice: io seguo Lucilio, ma cercherò di essere più elegante. Infatti Orazio è veramente di un'eleganza straordinaria. Però ecco, diciamo così, non vuole definirsi poeta, siccome scrive Sartre, teniamo conto che Orazio poi scriverà col tempo anche delle ode, diventerà un poeta lirico importantissimo, ma nel 35 avanti Cristo, anno in cui pubblica le 10 Sartre, tra cui questa che allude al caso del 37, due anni prima, Orazio non ha pubblicato niente. È la prima cosa che pubblica, e le satire addirittura non le chiama neanche satire, le chiama sermones, vedete, sermo, sermones, che vuol dire così, chiacchierata. Il sermo è la lingua di tutti i giorni, e addirittura nella satira quarta, che precede questa, del
piace un pochissimo. Orazio parte della satira stessa e dice: io, ma non credo neanche a me che di essere chiamato poeta, perché io quello che scrivo non è mica poesia. Se non fosse per il numero, cioè se non fosse per il metro, che è un metro alto, le parole sono. Se c'è una musa, è una musa pedestre, cioè che va a piedi, che non vola, non sono le parole rase. E poesia, ma parli, poi un momento dice, vabbè, poesia non ne parleremo un'altra volta, però non credo che sia poesia. Anche perché io le parole che uso sono proprio ora sermoni, sono attaccate alle parole di tutti i giorni. Ecco la rivoluzione copernicana. Ecco la rivoluzione copernicana. La sfida più grande che un poeta possa fare alla poesia. Fare poesia senza parole poetiche. Fare poesia senza poesia. Una apparente contropoesia che piano piano diventa altro rispetto alla tradizione, ma rimane modello per sempre, sono sempre. Aristotele, nella Poetica, infatti, la Poetica, il nome della rosa, vi ricordate, no? Sempre tutta la commedia, quindi nasce tutta. Nella Poetica, quello che è rimasto della Poetica di Aristotele, Aristotele cosa dice la poesia? La poesia si fa non con i kyria onomata, non con le parole principali di tutti i giorni, la sedia, la poesia si fa con, dice in greco, da xenica, con parole straniate, con parole rare, con parole ricercate, con neologismi, con parole che non possono essere le parole di tutti i giorni. Il contrario è serio. Perché? Perché la poesia deve parlare cose alte, deve emozionare, la poesia è il sublime, non a caso siamo negli anni questi di Orazio in cui un anonimo scrittore scriverà il sublime. Che cos'è il sublime nella poesia? E il sublime e sarà quest'autore colui che riporterà per fortuna forse la poesia più bella che mai dire che sia stata composta nell'antichità, che la poesia di Saffo, mi sembra simile a un Dio, quello che davanti fa in età che lo si sostiene, che non l'avremmo se l'anonimo del sublime. E in che cosa consiste il sublime? Consiste nel descrivere emozioni così forti che il linguaggio poetico va al diapaso, al diapaso. Saffo, che è un bel momento, usa espressioni, e divento verde come l'erba, e quando non per gelosia, ma perché di fronte a tanta bellezza non riesce a, Saffo non riesce a capacitarsi, perché un uomo stando davanti a tanta bellezza può non stare male. Ma come può? Deve essere per forza sempre un Dio, solo un Dio può stare, parlare, ridere con tanta bellezza, perché io non appena ti vedo perdo i sensi. Cercherà di tradurre il mi pare essere di Ovidio, no? All'apparizione di Lesbia, in questo caso 31 di Saffo, che non l'hanno nessuno. Dunque la poesia deve dare emozioni forti, e per dare emozioni forti deve usare parole rare, il xenica di Aristotele. I chili onomata vanno bene per la commedia. La commedia può usare, anzi la commedia sì che deve usare parole di tutti i giorni, addirittura la commedia, pensate a Plauto, insomma, in questo momento Orazio non ha presente Plauto, ha presente Aristofane, non a caso comincia la quarta Saleopolo, Sato e Cretinus, Aristofanesco e poete, chiama poete, e loro sì che sono poeti, e Aristofane, insomma, per chi un po' segue un po' il teatro, viene spesso riprodotto con il teatro. Aristofane è pieno di parole volgari, fluviali, Plauto, poi, Plauto addirittura c'è la ricerca della,
del gioco di parole, con la parolaccia, insomma, cercata, perché anche i destinatari, i romani, non avevano necessità di pensare tanto per fare la risaltaccia classica. La sfida della rivoluzione copernicana è quella di fare poesia con le parole che non sono della poesia, con il Kyrie Romano. E questo è quello che fa Orazio, quello che sta facendo anche in questa cosa. E noi, fino a questi versi finali, assistiamo proprio coerentemente ad una satira che parte l'esame che parla di queste missioni, di questi incidenti che sono incidenti. Soprattutto, ecco, per esempio, un'altra cosa importante sono gli incidenti che riguardano il corpo, l'aspetto anche più volgare del corpo, no? Mal di pancia, descrive proprio, oppure insomma, brattigliato di notte pensando alla donnina che non ha mancato l'appuntamento. E il corpo, la descrizione del corpo, fermiamoci un attimo anche su questo aspetto, è una descrizione che può essere solo della commedia, può essere soltanto della trivialità. Il corpo negli aspetti fisiologici non può essere del suo, anzi, se noi volessimo fare una gag comica, spesso la si fa, il re che si presenta algo e potrebbe essere la tragedia, il re King Lear, sì, e diventa subito comico se improvvisamente viene mal di pancia, cioè, spiego, la comicità in che cosa consiste? In quella che sempre Aristotele chiama la rottura del prepolo. Cos'è il prepolo per Aristotele? Teniamoci un attimo su questo, c'è tempo ancora da dire. Il prepolo è per gli antichi, per la letteratura antica, ogni genere letterario doveva seguire delle norme ben precise, una lingua specifica, che è quella, no? Addirittura i greci avevano dei generi letterari per cui i poeti di questi generi letterari dovevano seguire i dialetti, non solo il greco, ma i dialetti greci. La poesia lirica doveva avere un dialetto eonico, quello di Safo e di Alceo che l'avevano fondato. Chi faceva epica doveva seguire il dialetto ionico, quello di Omero. Chi faceva poesia corale, come Pindaro, doveva seguire il dialetto dorico. Capite? Doveva, fate conto, come se in Italia i dialetti, in quel momento la commedia parla lombardo, quindi chi fa commedia deve parlare il dialetto lombardo, chi fa lirica deve parlare toscano, chi fa tragedia deve parlare siciliano. Tanto si erano specializzati i generi letterari, tanto si erano chiusi dentro dei sistemi anche linguistici, ma soprattutto i generi letterari dovevano seguire il prepolo, cioè ad una forma doveva corrispondere un contenuto. Non era pensabile che il re Lia avesse un bisogno fisiologico, perché diventava commedia, non poteva essere tragedia. Mi spiego, cioè, dovevano, perché la tragedia parla di cose auliche e la commedia parla di cose basse. E non è pensabile che nella commedia ci sia un discorso aulico, perché non fa più ridere. La commedia deve esserci la parolaccia, deve esserci il riso, deve essere lo schiavo, il furbo, gli stereotipi che devono essere. Il prepo. Il prepo vuol dire proprio una specie di rapporto. Questo perché dico, è di una grandissima importanza questo discorso. Se noi non capiamo questo, rischiamo di non capire da una parte la cultura classica, ma non capire neanche la cultura occidentale. Anche facciamo un esempio
dei filologi più importanti del Novecento, forse anche di tutti i tempi, che giustamente ci ha passato la storia come uno dei massimi, come uno dei più grandi filologi, Erik Auerbach, che molti di voi hanno sentito dire sicuramente, Erik Auerbach, è stato il grande filologo romanzo, che però fece dottorato di ricerca con uno dei più grandi filologi classici tedeschi del Novecento, del 1921, fece dottorato in filologia romanza, ma con un filologo classico, Edward Norton. Norton è veramente un cervello fondamentale, ha scritto per esempio un libro stupendo come Agnos Tos Theos, il Dio sconosciuto. Erik Auerbach scappò, essendo di origine ebrea, dalle leggi razziali e andò a insegnare a Istanbul durante gli ultimi anni del nazismo. Ed è quel personaggio che ha scritto tante cose fondamentali, ma ha scritto un libro importantissimo che non c'è studioso di letteratura al mondo che non conosca, che è Nemesis. Scritto a Istanbul, quando era a Costantinopoli, e nel libro ringrazia Eminenza Roncalli per avergli messo a disposizione quel poco di biblioteche che poteva avere. E Roncalli, futuro Papa Giovanni, quando aveva un'ora di tempo libero, andava alle lezioni del professor Erik Auerbach per ascoltare questo maestro assoluto. In Mimesis, che grazie al cielo è stato scritto lontano dalle biblioteche, perché certi lavori di